Ciao ragazzi, penserete ormai che mi sia ossessionato con il tema delle frasi dei bambini. Eppure, per quanto abbia cercato di accantonarlo, almeno per un po' di tempo, non ho potuto resistere a proporvi quest'ennesima parte, dove toccheremo un argomento più specifico. Un tema inquietante già di per sé, ma che, quando viene menzionato da un bambino molto piccolo, assume toni ancora più scuri ed agghiaccianti. La presenza di esseri sconosciuti attorno a noi. Sembra proprio che alcuni bambini vivano la loro relazione con spiriti e creature di ogni genere in modo molto più naturale e spontaneo che un adulto. Per lo più non sembrano in assoluto spaventati, o la loro esistenza gli sembra qualcosa di scontato, normale. Certo, non è possibile generalizzare, ma le frasi che ti presenterò qui di seguito ti faranno capire di cosa sto parlando. Ed ovviamente, la maggior parte di esse ti darà parecchio a cui pensare in seguito. Forse proprio stanotte, prima di andare a dormire. Ecco quindi, bambini ed esseri sconosciuti, le frasi più agghiaccianti mai pronunciate. Ero con mia sorella, suo marito e la loro figlia di 2 anni. Stavamo parlando di persone care che erano morte di recente. Mio padre era venuto a mancare da poco. Mio cognato andò a prendere una foto di sua madre, che era deceduta in un incidente stradale quando aveva 6 anni, per mostrarmela. Quando mia nipote vide la foto, iniziò a ridere. Le chiedemmo cosa ci fosse di così divertente e lei ci guardò e disse: «È la mia amica speciale che canta per me». Rabbrividisco ancora un po' solo a pensarci. Ad aprile mia sorella ha avuto un grave incidente in macchina per colpa di un guidatore ubriaco. Aveva mio nipote di 4 anni e la mia nipotina appena nata con lei. Quando mia madre è arrivata in ospedale, mio nipote le ha chiesto se poteva ringraziare i ragazzi, quelli grandi. «Quali ragazzi grandi, Kaiden?» «Nonna, i ragazzi grandi che erano in macchina con me quando è diventato tutto rumoroso e spaventoso e mi hanno tenuto stretto tra le braccia per mantenermi al sicuro». Nemmeno il perito assicurativo riesce a spiegarsi come uno dei 2 bambini sia uscito da quell'incidente totalmente indenne. «Perché stai piangendo? Uomo cattivo!» «Quale uomo cattivo?» «Là!» indica dietro di me un angolo buio della stanza. La lampada sullo scaffale, accanto a detto angolo oscurato, si spegne non appena mi volto a guardare. Quella notte ha dormito con noi nel nostro letto. Mio figlio di 4 anni e io stavamo aspettando il nostro ordine in piedi, in un fast food. Mentre eravamo lì iniziò a massaggiarmi la pancia e a parlarci. Gli chiesi cosa stesse facendo e disse che stava parlando al bambino. Gli feci notare che non era incinta e lui disse: «C'è un bambino nella tua pancia. L'ho appena visto strisciare sul pavimento e arrampicarsi dentro di te». Mi si ghiacciò il sangue nelle vene. Il mio bambino di 4 anni ha un amico immaginario di nome John. Era già da un po' che ne parlava. Ma pochi mesi fa venne da me, completamente serio, e disse: «Big John ha detto che ti ama». E poi se ne andò. Ora, si è sempre riferito a lui come al suo amico John, dicendo per esempio: «Il mio amico John e io facciamo questo, facciamo quello». Non l'aveva mai chiamato Big John fino a quel giorno. Il fatto sconcertante è questo. Il nome di mio nonno era John e tutti lo chiamavano proprio Big John. È morto quando avevo 6 anni. Abbiamo vissuto con lui al momento della sua morte ed è stata una parte molto importante della mia vita. Non l'ho mai chiamato Big John o addirittura John quando ne parlo, ma solo e sempre nonno. Mia sorella ha descritto la sua amica immaginaria dicendo: «Si siede sul mio letto e aspetta sua madre. Non gli è permesso tornare a casa da sola a causa del suo braccio». Le ho chiesto cosa fosse successo al suo braccio e lei ha detto:
Sua madre l'ha investita mentre disegnava sulla strada con i gessetti. Ecco perché piange sempre, perché non le piace essere morta. Io e la mia famiglia ci eravamo trasferiti da poco in una nuova casa, in un nuovo paese. Era un appartamento ben arredato e nella nostra camera da letto c'era un dipinto che sembrava mostrare una massa di capelli che fluttuavano liberi nell'aria. Non era un dipinto piacevole o rasserenante, ma stavo cercando di farci l'abitudine. Mio figlio aveva 2 anni e mezzo allora. Un giorno lo stavo mettendo a letto per un pisolino pomeridiano nella mia camera quando disse: «Non voglio dormire in questa stanza». Gli chiesi perché e lui rispose: «Questo dipinto mi guarda e cerca di parlarmi e non mi piace». Mentre andavo al lavoro in macchina con mia figlia di 3 anni sul sedile posteriore, eravamo soliti passare davanti a un cimitero molto vecchio, ogni giorno. Spesso mia figlia mi diceva che le persone lì dentro la salutavano, le facevo notare che non c'era nessuno e le spiegavo che cos'era un cimitero. Ma lei sosteneva di vedere una scuola e un negozio e tante persone che la salutavano. Andò avanti così per diversi mesi, fino a quando non iniziò a dirmelo ogni giorno. Stufa della situazione, parlai di questo fatto con una collega che viveva nella zona ed era appassionata di storia. Fece una ricerca sul cimitero e mi disse che l'area era stato in realtà il campo di battaglia di una guerra e che i soldati caduti erano stati sepolti lì. Venne costruita anche una piccola città per un breve periodo, Samtown, e c'erano una scuola e un piccolo negozio e diverse persone vivevano lì. Se ciò non bastasse, un giorno, passando davanti al cimitero, mia figlia mi disse che una signora lì dentro la stava invitando a seguirla. Da quel momento prendo sempre un'altra strada per arrivare al lavoro. Mio figlio parlava rivolto verso il muro del bagno con il suo amico immaginario. Quando gli chiesi con chi stesse parlando, mi rispose: «Il ragazzo della miniera di carbone». C'era una vecchia miniera abbandonata vicino a casa nostra e mio figlio non lo sapeva. Voglio dimenticare quella conversazione. La mia bimba di 4 anni si era svegliata presto, quindi stava guardando i cartoni animati accanto a me, nel mio letto, mentre cercavo di svegliarmi. Ad un certo punto sentì uno strano rumore provenire dal piano di sotto e pensai subito che fossero stati i miei cani. In quel momento mia figlia si chinò verso di me e mi disse: «Ah, c'è un uomo in casa». Scattai giù dal letto in preda al panico, andai subito ad investigare la casa, ma non trovai nulla. Nell'appartamento non c'era nessuno e lei non volle fornirmi nessun ulteriore dettaglio. Nel bel mezzo della notte, la mia sorellina di 4 anni si girò verso di me e mi disse: «Li senti anche tu parlare?». Il silenzio era assoluto e in casa c'eravamo solo io e lei. E per finire, un giorno mio figlio di 5 anni, poco prima di mettersi a dormire, esclamò improvvisamente: «Quando spegni le luci, ecco che arrivano i cerchi neri. Scendono così, tenendo le mani in aria sopra il letto, e rimangono immobili un secondo e poi, battendosi le mani sul petto, zo, entrano». Alla fine, trattenendo a malapena le lacrime, disse: «Lo odio». Quindi ragazzi, di fronte a queste frasi, siamo ancora sicuri che i bambini non abbiano la capacità di vedere oltre il mondo materiale? È tutto frutto della loro immaginazione? Oppure c'è qualche altra ragione che li porta a dire frasi simili? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.